al sicuro sulla loro imbarcazione, i nostri impavidi avventurieri si diressero. Queste manine, Shrek, però. Affinché Artù potesse ricongiungersi ai suoi fedeli sudditi. Che neanche ha mai visto. Che con gli avvelenamenti. Cosa? E le carestie? E le rivoluzioni. Ok, ho capito. Non voglio diventare re. Che sfortuna. Ti tocca. Ma il fato crudele aveva in serbo ben altro. No, la realtà è che rompono fantastico. Esatto il timone. E li fece naufragare su una spiaggia solitaria. Guarda. Le colline di Merlino. Ehi, c'è qualcuno? Ah, Artù, e io pensavo uscisse dall'acqua. Ehi, vecchio. Sì, tu! Hai visto in giro un asino parlante? O un ragazzino piagnucoloso? Oh, cielo! Un orco! Indietro! Ah, non voglio farti del male! Sto solo cercando i miei amici! Gli orchi hanno amici? Loro malgrado! Li hai una visti? Lunga storia! Artù! Dove sono gli altri? Sono a casa di Merlino. Merlino? Il mago? Al vostro servizio! Ma come? Neanche lo conosceva nel film! La mia umile dimora. Pronti? Ma... scusami, non potete teletrasportarmi. Ma perché a me no? Questo è razzismo verso gli orchi. Perché su di noi no? Perché sugli orchi le magie non funzionano? È probabile. Peccato, volevo distruggerlo. Altri cannoni. Ma perché ci sono ancora pirati in giro? Aspetta. 5 colpi di grazia, 5 tazze. Ruba tutte le gambe di lei. Distruggi l'idolo dei castori. Ok. Don Choc Castor devo uccidere in pratica. Vieni qua. Porca tre. Sti pirati saltellosi. Volevo fargli il triangolo ma non me l'ha fatto. Ecco fatto, grazie. Che ho bisogno di tutta la polvere di fata possibile. Ora che abbiamo il bonus, grazie della gamba di legno, voglio sfruttarla a pieno. Quindi adesso cerchiamo di uccidere più nemici possibili e anche di cercare più soldi possibili, perché voglio, non ti dico, comprarmi tutti i costumi. Anche perché se ci penso, tutti i costumi è difficile riuscirli a prendere in questo gioco. Ho visto la tazza, aspetta. È difficile prenderli tutti i costumi in questo gioco, perché se ci pensi sono fatti apposta per costare troppo. Cioè, fino ad ora noi abbiamo fatto fatica a prendere tutto quello che abbiamo preso, sincero. Ehi, abbiamo fatto strafatica. Se non fosse che ho dovuto rifare tutto quanto il gioco, e sinceramente a questo giro ho preso solo le cose utili. Ho preso solo il potenziamento della forza e questo qua della polvere. Ehi, basta. Porca troia. Quando ti stannano in sto gioco. Ehi, appunto stavo dicendo il potenziamento degli attacchi e il potenziamento della polvere. Che sinceramente, questo qua della polvere, già ho visto un minimo cambiamento nel quantitativo. Quello lì degli attacchi no, sincero. Questo qua degli attacchi non ho visto grandi cambiamenti. Ecco fatto. Ovviamente disegno nascosto. Cioè, non vedo sto gran quantitativo in percentuale di danno che facciamo, sincero. Avrebbero però potuto mettere, non lo so, anche un potenziamento dei soldi a questo punto. Tipo, guadagni il 20% in più di monete. Yeah! Che un bambino magari neanche sapeva che cosa fosse il 20% in più. Sto per costruire una tavola. Ah, spingi. Neanche sapeva cos'era il 20% in più. Però diceva, oh, guadagno più monete. Ok, lo faccio. Sì, davvero. Oh no, che mi frega se non so neanche. Ma si è buttato di sotto. Allora, sincero, speravo che la corrente mi spingesse verso il basso, come tanti altri giochi fanno. Casualmente questo no. Grazie della tazza. Ci sono giochi che veramente con 2 lire ti creavano il mondo. Ci sono
giochi che con anche veramente magari budget importanti. Certo, non ti dico che questo aveva un budget altissimo, però alla fine era un gioco basato su un film molto famoso e in voga al tempo. Non grazie a te. Solo un piccolo contrattempo. Perché trema Shrek con le braccia? Non potresti usare i tuoi poteri magici per riportarci a molto molto lontano? Ma certo che sono scemo. Nessun problema. Ho solo bisogno di 4 ferri di cavallo magici, uno per ognuno di voi. Ti sembriamo dei cavalli? Io sì! Io lo ero! I ferri servono per l'incantesimo di teletrasporto. È piuttosto complesso, ma proverò a spiegarvelo. Ma no, per favore! Esatto, non me ne frega niente, l'importante è sapere. Ma per... scusami, ma perché puoi teletrasportare te e Ciuchino da un'altra parte e a me no, e due serve per il ferro di cavallo? Magari il ferro di cavallo serve per le grandi distanze, per carità. Poi in realtà un filino il potenziamento dell'attacco si sente, perché non riesco più a fare i colpi di grazia. Prima ci mettevo tot colpi e il triangolo usciva quasi sempre. Adesso fai quegli stessi tot colpi e il triangolo non è detto che esca, o comunque che il tipo sopravviva abbastanza da permetterti di farlo. Crepaci. Anche perché mi chiedo, era esattamente quello che mi stavo chiedendo, gli alberi posso fargli la triangolata? Posso fargliela? Ehi, ecco fatto. Oh, calmo, che secondo me queste sono... no, ok, non è instant morte, ma quasi quasi. Oh, certo. Quella luce viola è incredibile. Ah, è la barriera, quella delle streghe. Io intanto mi prendo un altro ferrozzo di cavallo. Sposterai questa bella roccia, grosso uomo verde. Grosso uomo verde. Intanto mi prendo questo. Mia madre spingerebbe più di te. E ha pure una gamba sola. Potrai anche aver superato il macigno, ma non avrai scampo contro le selvagge e spietate creature che ti attendono. I castori! Oh, santo cielo. Ah, ok, per un attimo ho pensato che li potessi menare. Ok, no, pensavo ci fosse un bicchiere. E quindi... niente, cioè i castori mi guardano solamente con disprezzo anche probabilmente. Ho appena visto un cannone cadere. Ho appena distrutto il vostro idolo, stronzi. Madonna mia, che un che cattiveria. Grazie del bicchierozzo. Beh, stiamo andando benino questa missione. Ci manca solo un altro colpo di grazia e uno per sia la gamba sia per la tazza. Aia. E basta un po'. Io ho visto di là una cesta. Porca. Ecco fatto. Vanguard. Allora, calmi tutti, vieni qua. Ecco fatto. Ultimo colpo di grazia. Prosciuttone. Ah, ecco dov'era. Scusami, non ti avevo visto. Bene, ecco fatto. Di cavallo siamo a posto. Ora. Ed ecco l'ultima tazza, yes. E sarà meglio che la magia funzioni. Quindi dobbiamo tornare indietro? No, basta proseguire di qua, perfetto. Cos'è? Tutti i tuoi spinaci, Cos'è sto robo? Ma lo posso uccidere? Wow, sei proprio un bel ragazzone. Ma lo posso uccidere almeno? Sì, a quanto pare potevo ucciderlo.
Ho fatto proprio bene ad usarla adesso. Ho fatto proprio bene ad aspettare. Che parte che... Chi era quel coso? Perché c'era sto nano gigante? Sembra siete molto la nostra palude questa. Perché siete tornati? Hai detto di portarti i ferri di cavallo. Ah sì? E per cosa? E che ne so io? Per portarci a casa. Ho detto che l'avrei fatto? Adesso gli tira in faccia. Tin tin tin. Vabbè, grazie Merlino. Perfetto, questo giro tutto completato. Bello il disegno, cazzo. 2030 monete.